Raddoppio linea Pescara Roma, riunione a Brecciarola di Chieti tra politici e residenti. Con il sindaco Diego Ferrara, esponenti politici dei comuni di San Giovanni Teatino, Manopello, Scafa e Alanno e residenti per discutere sulla modifica del progetto del raddoppio della linea ferroviaria Pescara Roma. Oltre Chieti sono infatti altri 4 i comuni interessati da un progetto dai 6 miliardi di euro che, così come non piace, perché è ritenuto impattante per il territorio. Per il 31 gennaio è previsto intanto un consiglio comunale straordinario a Chieti, a cui parteciperanno anche gli altri comuni interessati e da cui è stata invitata anche RFI. La contrada teatina di Brecciarola, è stato sottolineato, subirebbe i maggiori disagi dal raddoppio della linea ferroviaria. Inoltre ci si è rivolti anche al presidente della regione Marco Marsilio. A prendere la parola anche il presidente del comitato Comfer Antonio Bianchi, sorto proprio per chiedere modifiche al progetto. L'incontro è stato organizzato dall'ex consigliere comunale Diego Costantini e dall'ex assessore comunale di Chieti Gianni Di Labbio. E la riunione di stasera in effetti è per dare una concretezza all'azione che si sta facendo per lo spostamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. Questo spostamento perché va a toccare tantissime famiglie con la demolizione di edifici, di fabbricati e quant'altro, con tutte le problematiche connesse per quanto riguarda il problema legato al rumore che si creerà al centro dei centri abitati. E questo chiaramente non può essere, non può succedere. Bisogna per forza spostare questa linea, portarla dal lato dove c'è già una linea a tutti gli effetti efficiente e già in uso, e sarebbe la soluzione ideale. Ritengo che questo percorso alternativo ci porta sicuramente benessere sia a livello economico, perché non avremo da sostenere costi per ripagare le case delle persone a cui verranno abbattuti gli edifici, ma peraltro sarà ancora più veloce perché più diretto verso Alanno.